imprenditori si pagano la strada, le aziende Lapide del consorzio Cosmave finanziano con 50.000 euro i lavori di ripristino della provinciale 10 di Arni, danneggiata dalle frane dello scorso autunno. Allarme rosso sul mercato dei fiori di Viareggio, produttori e commercianti all'attacco del comune, reo di non agire per rilanciare la struttura. Confronti tra candidati in diretta su Noi TV, la nostra emittente sta preparando i confronti tra gli aspiranti sindaco che saranno aperti ai cittadini e trasmessi in diretta. Lucchese si gioca a Correggio, l'osservatorio non prende in considerazione lo spostamento della partita e prevede limitazioni per la tifoseria rossonera. Grande spettacolo alla Granfondo Versilia, nemmeno la pioggia ha fermato i 1500 partecipanti che domenica si sono sciroppati di oltre 100 km del Granfondo Internazionale Diavolo. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo di viabilità e dei lavori che sono stati realizzati sulla strada provinciale numero 10 di Arni in Alta Versilia. Oggi alla sede della Confindustria di Pietrasanta c'è stata la firma di un protocollo d'intesa tra industriali e amministrazione pubblica. La pubblica amministrazione da sola non ce l'avrebbe fatta. Allora sono intervenute le aziende Lapide del consorzio Cosmave per finanziare i lavori di ripristino della strada provinciale numero 10 di Arni, danneggiata dalle frane dello scorso autunno. Le aziende del consorzio per lo sviluppo dell'attività marmifera hanno stanziato un contributo di 50.000 euro per rendere percorribile la strada per i mezzi con massa fino a 45 tonnellate. Un intervento non solo per consentire il lavoro delle cave, ma anche per tutti coloro che vivono nella zona. Il protocollo d'intesa che formalizza le opere già realizzate e getta le basi per ulteriori interventi di ripristino è stato firmato a Pietrasanta nella sede di Confindustria dagli assessori provinciali Bambini e Santi, dal direttore di Assindustria Claudio Romiti, dal presidente del Cosmave Fabrizio Rovai e da Michele Silicani, sindaco di Stazzema. Beh, il senso di questo accordo sta nel fatto che l'amministrazione pubblica non era in grado di intervenire in maniera tempestiva e rapida a sostenere un impegno economico immediato e urgente. Gli impedimenti sono chiaramente burocratici, economici e di varia natura. Le aziende quindi si sono fatte interpreti delle esigenze anche del territorio, quindi sono rese disponibili a anticipare i lavori di estrema urgenza per poter permettere l'accessibilità di tutto il tratto stradale fino a 45-8 tonnellate e poi successivamente 56 tonnellate di carico, in modo tale che tutto il territorio possa essere fruibile per le varie attività, che sono chiaramente le imprenditoriali, ma sono soprattutto quelle dei normali cittadini, del turismo e quant'altro. Romiti si è comunque augurato che non ci sia più bisogno di interventi dei privati. La provincia, da parte propria, si è attivata per reperire le risorse economiche necessarie per il completamento degli interventi, in particolare in località La Pollaccia. Le altre notizie, vertice in prefettura contro i furti nelle scuole. Il prefetto Cagliostro ha coordinato un incontro tra forze di polizia, rappresentanti delle istituzioni e degli istituti scolastici dedicato ai recenti furti in moltissime scuole della provincia. Tra i vari risultati dell'incontro è stata evidenziata la necessità non solo che le scuole siano dotate di sistemi di allarme, ma anche che gli stessi siano muniti dei necessari collegamenti con le forze dell'ordine. La cronaca, tre cittadini rumeni con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolare per furti in abitazione, sono stati individuati ieri da una pattuglia della squadra volante in zona San Marco a bordo di un'autovettura con targa inglese. I tre uomini, due di 28 anni ed uno di 31, sono stati muniti di foglio di via obbligatorio dal questore, col divieto di ritornare a Lucca nei prossimi tre anni. E adesso parliamo della vicenda dell'elettrodotto dell'Oltreserchio, perché per la prima volta c'è la disponibilità concreta della società Terna a modificare il percorso della struttura. Forse ad una svolta la vicenda dell'elettrodotto dell'Oltreserchio. La società Terna ha infatti inviato una lettera ai comuni della nostra provincia interessati dal percorso della struttura, cioè Lucca, Camaiore e Massarosa.
Terna comunica ai tre comuni di essere disponibile ad attivare un tavolo di concertazione con le amministrazioni locali al fine di migliorare e, ove necessario, modificare il progetto. È la prima apertura concreta della società ad un cambiamento del percorso, dopo le proteste sollevate nel corso delle assemblee da parte dei residenti delle zone interessate. Intanto il Consiglio Comunale di Lucca ha approvato con 25 voti favorevoli e un voto contrario, quella della consigliera Giorgi del Movimento 5 Stelle, un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a relazionare al Consiglio perché venga attivato un confronto diretto fra Palazzo Santini e Terna. Inoltre il Consiglio chiede la variazione del sito della stazione di trasformazione, prevedendo un'alternativa all'attuale soluzione progettuale. Infine si chiede la valutazione di concerto con gli altri enti interessati circa la possibilità di elaborare un progetto indipendente e alternativo alla proposta di Terna. Si chiude con un saldo positivo e con un volume di investimenti che ha superato i 4 milioni di euro il bilancio 2013 della GEAL S.P.A. L'utile realizzato dalla società è stato di 1.827.000 euro. Una parte andrà a sostenere nuovi investimenti, un'altra parte andrà a vantaggio delle utenze svantaggiate come previsto dalla normativa. Ci spostiamo a Viareggio, dove è scoppiata un'altra polemica, quella sul mercato dei fiori. Il mercato dei fiori di Viareggio è in lento declino, ma produttori e commercianti non si arrenderanno e lotteranno per la sua sopravvivenza. È il messaggio lanciato da Coldiretti, CIA e Confagricoltura dopo un'assemblea pubblica che si è tenuta lunedì sera. Non è mai stato così incerto e nuvoloso il futuro del mercato dei fiori, dove lavorano complessivamente circa 360 operatori tra floricoltori e commercianti, arrabbiati e delusi dall'indifferenza e dai venti di dismissione che sventolano sulla struttura. Il mercato è stato prima sedotto dalle varie amministrazioni, affermano, con promesse e progetti di rilancio, poi abbandonato puntualmente e lasciato in fondo alla lista dell'agenda delle giunte. A quella Betti, gli operatori del mercato imputano di non essersi ancora espressa sulla destinazione della struttura. E nel frattempo il mercato è in completo abbandono e fatiscenza, con banchi che risalgono al 1952, senza prospettive per garantire il futuro ad un settore di eccellenza della Versilia che garantisce la sopravvivenza a migliaia di persone. All'amministrazione comunale sarà richiesto di fare uno sforzo per investire su un manager specializzato e con le competenze adeguate e non un politico o un amministrativo. Il sindaco Marchetti sanziona soggetti sbagliati, le pulizie non c'entrano, lo afferma la CGIL dopo la notizia del sindaco di Altopascio che ha punito con 250 euro di multa la ditta delle pulizie che avrebbe lasciato accese delle luci in comune. Rimaniamo basiti, ha detto Umberto Marchi della Filcams. Il sindaco incolpa senza alcuna prova le addette alle pulizie. Bisogna verificare cosa accade negli uffici pubblici. E adesso parliamo di elezioni. Noi TV sta preparando un maggio dedicato alla conoscenza e al confronto dei vari candidati a sindaco. La grande novità è che i confronti saranno pubblici e i cittadini dei vari comuni sono invitati a partecipare. Candidati a sindaco a confronto davanti ai loro elettori e su Noi TV. In occasione delle elezioni amministrative la nostra emittente promuove 6 serate in altrettanti comuni impegnati nella scelta dei nuovi sindaci. L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione delle stesse amministrazioni comunali che hanno messo gratuitamente a disposizione gli spazi dei confronti. Tutti quanti inizieranno alle ore 21, saranno ad ingresso libero e verranno trasmessi in diretta dalla nostra emittente. Si comincia lunedì 5 maggio con il confronto tra i candidati a sindaco di Monte Carlo al Teatro dei Rassicurati. Poi, mercoledì 7, candidati di Borgamozzano a confronto al Salone delle Feste. Venerdì 9 maggio sarà la volta dei candidati a sindaco a Barga, al Teatro dei Differenti. Il giorno dopo, martedì 13 maggio, le telecamere di Noi TV si sposteranno alla Sala Suffredini per il confronto fra gli aspiranti sindaci a Castelnuovo. Venerdì 16 maggio, il confronto tra i candidati a Massarosa, dove ancora non è stato individuato lo spazio per la serata. Infine, martedì 20 maggio, gran finale con il confronto ad Arte tra i candidati a Capannori.
Tutte le serate saranno seguite in diretta anche dal sito internet loschermo.it. La storia e la cultura custodite nel complesso conventuale del San Francesco incontrano smartphone e social network. Domani la struttura è interamente recuperata e restituita alla città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, aprirà le porte alle invasioni digitali, un progetto nato l'anno scorso per diffondere la cultura digitale e gli utilizzi degli open data per promuovere il patrimonio culturale italiano. L'appuntamento è per le 17, durante la visita al complesso si potranno scrivere commenti e pubblicare fotografie su tutti i social network più popolari. A Lucca da alcuni giorni sono comparse davanti alle mura urbane le scritte pubblicitarie del Summer Festival e ci sono state polemiche sull'opportunità di questo accostamento. In queste immagini vediamo però che i turisti stanno sfruttando i cartelloni per le foto ricordo. In particolare si fanno immortalare accanto alla parola Lucca con sullo sfondo le mura urbane. Le polemiche però rimangono. L'ex sindaco Pietro Fazzi ha chiesto a Mimmo D'Alessandro di ripensare all'opportunità di occupare così gli spazi antistanti le mura. E contro questa iniziativa ci sono anche le critiche di Italia Nostra. La cultura venerdì all'Archivio di Stato di Lucca, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Napoleone e del suo periodo storico. Un pomeriggio con l'imperatore. È questo il titolo dell'iniziativa che si svolgerà venerdì 2 maggio all'Archivio di Stato di Lucca, proprio alla vigilia del bicentenario dello sbarco di Napoleone all'Isola d'Elba, dove fu imperatore per 10 mesi. Organizzato dall'Associazione Napoleone d'Elisa, da Parigi e la Toscana, il pomeriggio proporrà le musiche amate dall'imperatore, eseguite dal coro della Chiesa Anglicana di San Giorgio di Parigi. Dame e signori in costumi d'epoca, la presentazione del libro di Massimo Nava, Infinito Amore, dedicato alla storia tra Napoleone e Maria Walewska. E poi una sorpresa presentata dal direttore del Museo Napoleonico di Roma, Giulia Gorgone, che Roberta Martinelli non ha voluto svelare. È da quando ero assessore in provincia, al Palazzo Ducale, che abbiamo iniziato questo percorso su Napoleone e Napoleone in Toscana. Devo dire la verità che abbiamo avuto un successo strepitoso, sia con le mostre, sia con le conversazioni. Quindi sta dentro un filone importante di riscoperta della storia di Lucca e della Toscana. Quello che piacerebbe a me però sarebbe che venisse anche presa, come già in parte è, dal punto di vista turistico, perché è una chiave di lettura nuova per Lucca e la provincia. Il pomeriggio con l'imperatore comincerà alle 16:30 ad ingresso libero. È tutto per la prima parte del TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo arriva lo sport.